Buongiorno a tutti i cittadini del buonsenso. Voglio parlarvi di un tema molto importante per la nostra salute, per il nostro ambiente e per tutelare la biodiversità anche in ambito urbano. Avrete mai sentito parlare, no, della forestazione urbana, delle infiorescenze urbane? Sono qui insieme a Marco De Ferrari. Ciao Marco. Ciao. Vi parlerò della forestazione urbana. Forestazione urbana significa semplicemente piantare tanti alberi dentro le città, dentro i centri urbani, perché questo consente di avere più ossigeno, di avere un'aria più pulita, perché lo sappiamo, attraverso la reazione clorofilliana, gli alberi, le piante, le foglie producono nuovo ossigeno, trasformando tra l'altro l'anidride carbonica, che è quella che per noi crea l'inquinamento e poi tra l'altro è un fortissimo elemento chimico climalterante. Allora, vi dico una cosa, sapevate che nei centri urbani, quelli pieni di asfalto, di cemento, le città insomma, si crea un aumento di calore, questo si chiama effetto isola di calore, quando batte il sole, quando c'è una giornata soleggiata, particolarmente soleggiata naturalmente, e la temperatura ambientale può arrivare fino a 4 o 5 gradi più alta, più sopra rispetto a quella nello stesso ambito geografico di una zona che non è urbanizzata, cioè dove non ci siano strade asfaltate, dove non ci sia il calore del cemento, come ad esempio può succedere in un boschetto, come può succedere in una zona più verde. Allora io adesso sono a Genova Marassi, in via Bertuccioni, perché qui c'è un esempio virtuoso, meraviglioso, straordinario di cosa si può fare, di come può funzionare una strada ben organizzata da un punto di vista urbanistico con questa meravigliosa forestazione urbana. Allora guardate che bello, guardate qua, guardate questo filare di alberi meravigliosi, fitti, freschi, che creano refrigerio durante l'estate, che puliscono l'aria. E qui siamo in un centro densamente popolato di Genova. Questo è un esempio positivo, un esempio pulito di quello che si può fare. Ora, le aiuole, è vero, sono un po' strette, però consentono a questi alberi maestosi di riempire di ossigeno, di aria pulita questa parte della città. Allora io vi dico, guardate un po' questa strada. È una strada relativamente stretta, no? Non è che ci sia chissà quale spazio. Eppure, al centro delle carreggiate, le auto sono separate, sono divise da questo meraviglioso filare di alberi. Ora provate a immaginare una soluzione urbanistica come questa di via Bertuccioni per tutta la città, per tutte le città, in tutti i nostri centri urbani. Ma che meraviglia sarebbe! Avremmo tutti un'aria più pulita, ci sarebbe anche meno rumore, perché tra l'altro gli alberi, le fronde degli alberi, le foglie attutiscono anche tantissimo i rumori artificiali della città e creano un'oasi, un piccolo paradiso dove comunque riusciamo ad avere un'aria più pulita, un'aria più ossigenata. Quindi questo noi intendiamo con riforestazione urbana. Con il buon senso al governo della regione Liguria, noi possiamo avere strade su tutto il territorio ligure più verdi, piene di alberi, guardate che bello, eppure sono in piena città, in una zona super popolare. Adesso Maurizio scrive, non sono mica stati piantati di recente. Certo che no Maurizio, questo è l'esempio virtuoso di come può e dovrebbe essere una città civile, una città dove ci si preoccupa del bene, della salute, dell'ambiente e degli abitanti. Questo è un esempio rarissimo, una situazione infatti quasi eccezionale che noi viviamo nella città di Genova. Non ce ne sono tante di strade così, ma noi vogliamo che tutte le strade invece siano dotate di questi alberi, di un filare di alberi al centro della strada che faccia da spartitraffico, da separatore tra le carreggiate di una strada così ampia. È una situazione veramente
bellissima, straordinaria. Possiamo puntare ad averla su tutto il territorio della Liguria, su tutto il territorio dell'Italia, per avere anche in ambito urbano delle città più pulite, più a misura di persona. Queste sono soluzioni molto semplici e di buon senso che devono essere applicate. So che in Svizzera, ad esempio a Lucerna, stanno facendo proprio un progetto di forestazione, riforestazione urbana intensa, intensificato, in modo tale da poter abbassare proprio la temperatura che viene purtroppo innalzata, perché tutto l'asfalto, il cemento, quando viene surriscaldato dal sole, crea appunto questo effetto isola di calore che cambia il clima. E tra l'altro su Genova è uno degli elementi che contribuisce al potenziamento di quelle precipitazioni alluvionali che fanno tanto danno. E lì vabbè, tocchiamo anche il tema della cementificazione. Adesso però vi spieghiamo anche che cos'è invece l'infiorescenza urbana. Ve lo racconta Marco De Ferrari. Vai, va. Ecco, sì, un altro tema sempre collegato al verde urbano è quello dell'infiorescenza urbana. Cioè, noi potremmo, visto che studi scientifici e ricerche scientifiche affermano con grande preoccupazione che gli insetti stanno calando, alcune specie, si parla del 40% già a rischio estinzione, il restante è in pericolo ecologico perché per via degli pesticidi, per via delle questioni ambientali, che ovviamente degli ecosistemi che si stanno riducendo sempre di più, è chiaro che noi possiamo anche dar loro un supporto a livello urbano, e oltretutto diventa anche decoro urbano. Noi possiamo colorare le nostre città con fiori. Ora, sembra una cosa che magari è scontata, il fatto che comunque magari chiunque ha dei balconi o nelle aiuole vede dei fiori, ma noi parliamo proprio di fiori selvatici, cioè di fiori che comunque sono utilizzati dagli insetti impollinatori, che oggi sono in grave sofferenza ecologica, ripetiamo. Ma questo è anche un fattore di decoro urbano, perché se noi arricchiamo la nostra città, le nostre città, di fiori selvatici, fiori da campo cosiddetti, sia nei balconi, sia nei muri, diciamo nelle aiuole, negli spazi traffico, nelle rotonde, è chiaro che insieme, come ha detto Alice, alla riforestazione avremo una città oltretutto vivibile, colorata, profumata e anche ecosostenibile, diciamo. Esattamente, perché in questo modo le città poi diventano, si integrano insieme anche con la natura, non diventa più uno spazio separato, diverso, divisivo, che da una parte c'è la natura, dall'altra ci sono gli esseri umani che magari vivono anche in condizioni appunto di scarsa qualità di vita e di salute. E questo garantirebbe anche che le nostre città, i nostri centri urbani, tutti i nostri comuni diventerebbero più belli, più attrattivi, tra l'altro anche da un punto di vista turistico. Insomma, tutto è collegato: l'ambiente, la salute, il turismo, la vivibilità dei nostri quartieri. Vogliamo assolutamente più alberi, più fiori selvatici, quelli proprio nativi del luogo, in tutti i nostri centri urbani, per vivere con una migliore salute e per avere degli spazi molto più puliti e sicuri.